Allora, siamo in compagnia della professoressa Fabia Baldi per parlare, un brillante intervento, di quello che è il rapporto tra l'alimentazione e la scuola. Ottimo, dottoressa Nata, la ringrazio molto di questa intervista che mi dà la possibilità di affrontare un tema molto molto interessante che è appena stato dibattuto in questo interessantissimo seminario focalizzato sulla nutrizione e dei suoi molteplici aspetti. La scuola può fare moltissimo per educare i ragazzi ad una corretta nutrizione, ma oltre ad una corretta nutrizione sono molti gli aspetti del cibo che possono essere valorizzati dalla scuola, dall'impatto ambientale sia nella produzione che nel rifiuto del cibo stesso, sia alla prevenzione dei disagi psicologici di cui proprio un rapporto complesso con il cibo è la spia, sia riguardo al problema dell'immigrazione, quindi accogliere l'immigrato anche rispettando le sue tradizioni alimentari, perché non dimentichiamoci che cibo è cultura, il cibo è la carta d'identità di un popolo e di una identità culturale appunto. E infine, come è stato sottolineato anche da altri relatori illustri, all'interno del cibo troviamo anche la complessa dinamica della legalità, a partire dalle frodi alimentari e a concludere con un problema che investe la società di oggi riguardo allo smaltimento delle scorie radioattive, tossiche, che vanno poi ad inquinare la faglia dei nostri paesi. Per cui ringrazio la presidente dell'OMS, la dottoressa Claudia Corinna Benedetti, per aver organizzato questo interessantissimo seminario, e la dottoressa Nata, che è sempre così puntuale e brillante nei suoi interventi. Noi ringraziamo lei.